di tetti su cui puoi applicarla, senza bisogno di rovinare un solo campo coltivabile. L'altra proposta che rientra nel genere di quelle che sembrano provocatorie è il Ministero dell'Opportunità, il Ministero delle Pari Opportunità dato a un uomo. Cioè, devo definirla il Ministero delle Pari Opportunità, e immaginando che le donne siano, come sempre, sfigate, indietro, bisognose. Cioè, le donne hanno raggiunto un'assoluta capacità di affermazione di sé senza bisogno che ci sia la carfagna che le fantastico protegge. Sgarbo. Per una volta il Ministero delle Pari Opportunità va da un uomo, perché ci sia magari qualche equo giudizio per cui un figlio, vedi la battaglia di Tiberio Pimperi, talvolta può andare anche a un uomo invece che alla donna, che mi pare è già un dato abbastanza sbilanciato nella politica che ha favorito le donne rispetto ai loro diritti, ma anche rispetto a dei vantaggi che sono, come dire, scritti a priori e non rispetto a una realtà in cui magari potrebbe anche essere stabilita una sentenza di diverso tipo. Per cui anche questa cosa, che abbiamo dei ministeri che sono fatti apposta proprio per dimostrare che la donna è inferiore, anzi per compiacersene, anzi per guadagnare più spazio partendo da questa falsa premessa. Io sarei che ho avuto una madre di cui non ho mai pensato che fosse inferiore a mio padre, anzi lei mi sembrava uomo, mio padre mi sembrava la donna, che come sarà in molte famiglie non credo a questi schemi precostituiti.